il primo incontro di questo nuovo anno che facciamo insieme, quindi auguri di buon anno. Mi auguro che abbiate trascorso un bel periodo natalizio, molto intenso, ma mi auguro non semplicemente per le tante cose che c'erano da fare, perché poi può succedere, no, che noi che stiamo un poco più dentro e quelli che poi dicono sempre mi raccomando qualche giorno per riflettere un pochino in più, per meditare sul grande mistero, siamo poi quelli che questo non lo fanno perché le tante cose da fare. E poi fateci caso, in genere appena passa il 25, ah, finalmente è passato. Quindi più come non quell'evento celebrativo, capite, quello che dà poi senso alla nostra vita, ma piuttosto come le cose da fare che pur bisogna fare, anche quelle indicano comunque una festa. Però come tutte le cose il rischio che ci sfiancano, perché forse molte volte non riusciamo a dare un contenuto anche le stesse cose che materialmente possiamo fare. Penso ad esempio quando si prepara un pranzo, no? Però chi cucina lo fa proprio con amore, lo fa con dedizione, lo fa proprio con un momento di amore. È stanco quando ha finito di preparare quel pranzo, però quella stanchezza è diversa. Quando una stanchezza, un lavoro che tu fai, lo fai perché carico, lo carichi di amore, è diverso. Invece molte volte c'è una stanchezza dove non hai fatto niente, perché appunto non c'è, non la carichi poi di un significato così, neanche di una presenza. Quella stanchezza proprio è terribile, proprio ti sfianca proprio tantissimo, anche, ripeto, se non hai fatto niente. Quindi vi dicevo, mi auguro che questo Natale così intenso, ma che soprattutto lo stiamo continuando a vivere Natale. Noi come Chiesa, sapete, stiamo nel tempo dell'anno liturgico che si chiama il tempo ordinario, e nella nostra mente la cosa ordinaria può sembrare, può significare una cosa così qualsiasi. No, attenzione, perché tempo ordinario vuol dire che nella quotidianità il mistero che abbiamo celebrato nel tempo forte adesso deve essere coniugato nella quotidianità. Allora quindi per certi aspetti è ancora più forte rispetto al tempo forte. Perché capite bene, se io devo fare uno sforzo, lo faccio in quel periodo, poi finisce lì. Invece se quella realtà portarla quotidianamente, allora diventa un poco più difficile. Allora c'è bisogno veramente che quella realtà sia caricata veramente tantissimo di significato. Allora capite, quel mistero grande che abbiamo celebrato a Natale, che è l'amore di Dio che è sceso in mezzo a noi, come adesso viverlo e coglierlo nella quotidianità. Don Ernesto diceva, no, tutte le volte la possibilità di ricordarci che il Signore passa. Il problema è, sapete, quale dice passa, ma dove passa? Perché se noi stiamo sempre lì a pensare che lui passi con i segni come noi ce lo aspetteremo, chiaramente non lo coglieremo mai e non passerà mai con quei segni. Perché proprio l'incarnazione, il mistero di Natale, ci ha detto che i segni adesso sono altri, non sono più i segni di prima. Perché se noi siamo ancora legati ai segni di prima, vuol dire che l'incarnazione non l'abbiamo colta, cioè non abbiamo accolto nella nostra vita Gesù come il nostro Signore. Siamo ancora legati all'Antico Testamento e quindi come se Gesù non fosse ancora venuto. Se siamo ancora legati a quei segni lì, capite? E abbiamo iniziato il percorso, no, sui sacramenti, e come avete visto non ancora abbiamo parlato dei sette sacramenti, però stiamo ponendo le basi. Perché questo stiamo dicendo, il segno della presenza di Cristo che ci rivela, ci comunica, non solo semplicemente ci parla di Dio, perché anche i profeti facevano questo, parlavano di Dio. Gesù è Dio, proprio attraverso la sua creaturalità, attraverso la sua umanità. E quindi è quella lì sulla quale poi si gioca tutto. Quando noi diciamo che Gesù è Dio, è figlio di Dio perché Gesù ha vissuto proprio la figliolanza divina. Ma ripeto, non semplicemente perché ha annunciato il Padre, non perché ha parlato, annunciato del Vangelo. Lui è il Vangelo e ha realizzato il Vangelo. Questo passaggio qui del segno efficace, questa sera spero, mi auguro che riusciamo poi a toccarlo. Giusto così per ricordarci un po' i vari passaggi fatti precedentemente, noi abbiamo detto che questo percorso dei sacramenti, i sacramenti sono sempre all'interno di una celebrazione,
Non esiste un sacramento al di fuori di una celebrazione, è sempre un atto celebrativo. Essendo un atto celebrativo, è un atto rituale, quindi è un rito che si compie. All'interno di un rito c'è la celebrazione di quel sacramento. I riti sono importanti, noi viviamo di riti. Il rito di un compleanno, il rito di una partita, un rito di una commemorazione, il rito, capite? Noi viviamo di riti, e i riti, attraverso i riti, fatto appunto di gesti, parole, cose, noi manifestiamo e comunichiamo quella data realtà. Però, come abbiamo detto, il rito, quindi la celebrazione, è un linguaggio. I linguaggi, il parlare serve per comunicare e fare comunione, però io devo capire il linguaggio che tu usi. Se non capisco il tuo linguaggio e parliamo due lingue diverse, non c'è comunione. Quante volte no, le difficoltà, le incomprensioni, fateci caso, nascono perché? Perché non ci capiamo. Non ci si capisce. Quindi non capendoci nascono le incomprensioni. Tu allora resti nella tua idea, non è semplicemente è la tua idea, è la mia idea, perché non siamo riusciti a comunicare, a parlare e quindi a carirci. E quando succede questo, non c'è comunione. Le celebrazioni, l'abbiamo detto, essendo un linguaggio rituale, noi lo potremmo dare per scontato. E non avviene la comunione. E quando non c'è la comunione, di conseguenza potrebbe non esserci poi una trasformazione. È perché effettivamente io penso una cosa e invece mi avviene tutta un'altra cosa. E siccome quella cosa poi non è una cosa che avviene automaticamente, perché come abbiamo detto, se avvenisse automaticamente sarebbe una magia. Quindi è richiesto che cosa? È richiesta la mia adesione all'atto celebrativo. Perché se l'atto celebrativo, come pensiamo all'Eucaristia, è la trasformazione, però noi sappiamo il termine tecnico, lo sappiamo, la transustanziazione del pane, del vino nel corpo e sangue di Cristo, io partecipando a quella transustanziazione, anch'io sono chiamato ad essere, permettetemi il gioco di parole, transustanziato. Anche la mia realtà umana si trasforma. In che cosa? In quella sempre più piena dell'essere figlio di Dio. Però non è automatico, capite? C'è bisogno anche della mia disponibilità e volontà. Allora ci sono le due realtà che giocano insieme. Dio che gioca con la sua proposta nel donarsi, ma da parte mia che cosa corrisponde? L'accoglienza. Non semplicemente però l'accoglienza, il vivere di quello che io celebro. Perché attenzione, noi molte volte partecipiamo alla celebrazione, ma non viviamo la celebrazione. Se la celebrazione è una celebrazione di perdono, io devo vivere da perdonato. Se è una celebrazione di misericordia, devo vivere misericordioso. Invece fateci caso, molte volte non ci fa né caldo né freddo. Cioè, è una celebrazione di gioia o è una di pianto, noi siamo indifferenti. San Paolo dirà che noi siamo chiamati a gioire con chi gioisce e a soffrire con chi soffre. In un atto celebrativo tutto questo è coinvolto, perché nell'atto celebrativo chi entra? Entriamo noi come persone, con i nostri sensi, con il nostro mondo. Quindi non è che la mia parte emotiva non partecipa dell'atto celebrativo. La mia parte emotiva entra in quell'atto celebrativo. Allora capite, il tatto, l'olfatto, la vista, entra tutto quello che è nostro. Spirito, anima e corpo, dice San Paolo nella lettera ai Tessalonicesi, tutto questo entra in quella realtà nella quale noi siamo partecipati, perché altrimenti è vero, noi siamo anche figli di una storia, siamo il frutto anche della storia che è dietro le nostre spalle, no? Dove prima ci veniva insegnato che cosa? Che alla messa, tu basta che stavi lì e assistivi alla messa, così dicevano, assistere alla messa. E pensate che, assistì alla messa, e pensate che fino al Concilio Vaticano, anche con Sacrosanctum Concilium, il documento che ha dato poi, diciamo, la rivoluzione, che è stato preparato prima, però fino agli anni 70, vogliamo dire anche agli anni 80, 90, 2000, vogliamo dire anche 2024, parroco, sai da partita. No, vabbè, no, volevo dire, fino a poco fa c'è stato detto proprio questo. Capite? Dove
va bene, io me la gioco sull'altare e tu basta che stai lì e cerchi di dare quel poco di attenzione alla consacrazione in modo particolare. Poi ti fai la tua preghiera, c'è il tuo rosario, c'è la tua devozione, ma infatti quanti di noi vediamo in chiesa hanno il proprio libretto? Quante persone in chiesa mentre durante la messa la corona del rosario? Capite? Allora che partecipazione c'è? Certamente c'è una partecipazione fisica, è chiesto questo, di stare con il corpo lì in quella realtà, in quell'ambito, o è chiesto effettivamente che io partecipi? Perché quel fate questo in memoria di me significa che anch'io sono chiamato ad essere soggetto attivo di un atto celebrativo, quindi non semplicemente il parroco. E questo, come abbiamo detto, è un linguaggio. E io per poter partecipare, vedete, se c'è un gruppo di persone, no? Io non ne capisco di calcio. Se partecipo a una cena e a questa cena questi amici parlano di calcio e io di calcio non ne capisco, fateci caso, automaticamente io non intervengo in quella discussione. Non intervenendo sono escluso. È automatica l'esclusione. Perché non comprendo quella realtà di cui stanno parlando. E molte volte siamo esclusi proprio perché non riusciamo a comprendere quel linguaggio che lì si sta creando. Però dice, vabbè, ci sto, perché sto lì. Sì, va bene stare lì, però poi c'è qualche ricchezza di cui non ne sono poi reso partecipe. E quindi la comprensione di un linguaggio, che ripeto, linguaggio rituale. Se vi ricordate, poi abbiamo fatto riferimento a un'affermazione che ci dà gli Atti degli Apostoli, dove si legge così: in Gesù Cristo e solo in Lui c'è salvezza, in nessun altro c'è salvezza. E se vi ricordate, dissi anche che sembra una pretesa assurda questa, no? Affermare che solo in Gesù Cristo c'è salvezza. Sarebbe interessante, no? Purtroppo non lo si fa quasi mai, soffermarsi, meditare un poco sul libro degli Atti degli Apostoli. È perché lì, dopo che Gesù ascende al cielo e invia lo Spirito, gli Apostoli, quindi la Chiesa, inizia. Ed è interessante come inizia la Chiesa. Inizia la Chiesa stranamente proprio ripartendo da quello che Gesù aveva fatto. Quindi la Chiesa non fa altro che continuare a rendere presente Gesù Cristo, che per certi aspetti non è più presente fisicamente, perché non lo dimentichiamo mai. Non è detto Gesù passa, l'ho detto prima, ma come passa? Perché Gesù, come uomo, in forza dell'incarnazione, anche lui è stato situato in quel periodo lì. Quindi Gesù è catalogabile nella storia in forza dell'incarnazione dall'anno zero, così diciamo meglio, l'anno meno due, fino all'anno 30, l'anno 34. Quindi è lì che noi lo colleghiamo fisicamente. Poi da quando è asceso in cielo, fisicamente non è più presente sulla terra. Quindi come Dio è stato assente per l'Antico Testamento fisicamente, Gesù poi lui lo rende presente perché ha visto me, ha visto il Padre, ma c'è la stessa distanza anche noi di un'assenza di Gesù Cristo così come era per il Padre. Allora sono sempre delle tracce che dobbiamo poi rintracciare. Però vi dicevo che ecco, Gesù Cristo è sacramento del Padre perché, come lui stesso l'ha detto, vi ricordate quando gli vanno a dire... Filippo dice: Signore, c'è qui uno che ti vuole vedere, Signore, mostraci il Padre. E Gesù dirà: chi ha visto mi ha visto il Padre. Quindi Gesù è il vero volto del Padre. Ora vi prego di fare attenzione a questo aggettivo, vero. A parte che una cosa che è vera per me potrebbe non essere vera per te. E su questo ci troviamo. Ora Gesù Cristo entra in una verità soggettiva o è una verità oggettiva? Però il problema è questo, che lo diciamo noi che crediamo, che è una verità oggettiva. Per chi non crede, per un musulmano, vai a dire Gesù è l'unica salvezza. Dici, ma quando mai? Questo lo dici tu, perché giustamente tu credi in questa realtà. Ma dice lui, per me la salvezza è un'altra. Altra realtà è la salvezza. Allora, il fatto che Gesù Cristo rivela il vero volto di Dio, quindi con l'aggettivo vero, a noi vuole significare, dirci una cosa importantissima, che nella nostra mente, quando noi pensiamo a Dio, ognuno di noi ha una sua immagine di Dio. E l'immagine che noi abbiamo di Dio, fateci caso, non è diversa da quella delle varie divinità che forse abbiamo studiato a scuola quando abbiamo fatto un po' il greco, no? Dei. Zeus che si arrabbia e scaccia lì le frecce dei tuoni.
il mare che va in tempesta lì, e quindi c'è la divinità Nettuno lì che ti, poi ti scuote il mare, perché casomai i naviganti si sono scagliati contro di lui. Cioè, capite come possiamo immaginare Dio? Perché noi immaginiamo Dio l'onnipotente, quello che tutto può, quello che può intervenire da un momento all'altro, quello che appunto scaglia manda dei castighi. Oppure immaginiamo Dio, no, seduto sul trono, vecchio, con la barba bianca. Non mi dite che non è questo il Dio che avete nella vostra mente. Quindi voglio dire, c'è una raffigurazione. Ora però questo fatto come coincide col fatto che Gesù dice che ha visto ne ha visto il Padre? È vero quello che dice lui o è vero quello che siamo fatti nella nostra mente? Perché poi Gesù, ricordate, nel Vangelo di Giovanni, che abbiamo ascoltato il giorno di Natale, la messa del giorno, in quel prologo che è bellissimo, meraviglioso, quando alla fine, proprio al versetto 18, dice così: Dio nessuno l'ha mai visto. E su questo ci troviamo. Il figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, lui ce lo ha rivelato. Quindi l'unico che sa veramente chi è Dio è il figlio, Gesù Cristo. Ecco allora quella pretesa che Gesù nel dire chi ha visto mi ha visto il Padre, perché io il Padre l'ho visto, dice Gesù, quindi sono l'unico che può dirvi chi è il Padre. Allora vuol dire che se noi veramente vogliamo conoscere il Padre abbiamo una sola via, Gesù Cristo, non abbiamo altre vie. La conversione alla quale siamo chiamati tutti quanti, che ascolteremo il 14 febbraio, no? Ci inizierà un poco quasi a martellare, no? Questa parola conversione, inizierà la Quaresima il 14 febbraio. Prima di dire che non bisogna fare certi peccati, perché noi questo pensiamo alla conversione, dobbiamo convertirci dai peccati. La prima conversione, sapete quale, amici miei? Convertirci all'idea di Dio. Dobbiamo convertirci dall'immagine distorta che abbiamo di Dio. Perché niente è più terribile di avere un'immagine distorta di Dio. Se vi ricordate, questo rischio si corre, perché già nei Vangeli Gesù dice che c'è questo rischio. Ricordate i due fratelli del Padre misericordioso, il cosiddetto figlio prodigo, l'immagine che il figlio maggiore ha del Padre? Padre, io ti servo da tanti anni. Quindi chi è per lui il Padre è uno da servire. Ricordate un'altra parabola dove dice che un padre aveva due figli, vicino a va a lavorare nella vigna. Sì, padre, non ci andò. Non padre, e poi ci andò. E ricordate come inizia il Vangelo di Luca, dove c'è la parabola del Padre misericordioso. Gesù dice quella parabola per alcuni scribi e farisei che presumevano di essere giusti. Su che cosa? Proprio sull'immagine di Dio. Sull'idea di Dio. Noi non siamo diversi. Non siamo diversi perché qualche volta questa espressione o l'abbiamo sentita o l'abbiamo detta. Dio, ma perché? Signore, ma perché? E fateci caso, sempre in quelle situazioni particolari che non ci aspettavamo, non pensavamo, che non meritavamo, peggio ancora che non, perché questo discorso, no, è capitato in confessione, penso pure a Don Ernesto, qualche volta succede questo: padre, ma perché poi mai ci meritate questo? Veramente l'ho meritato questo? Ha già fatto questa cattiveria per meritare questo? Era una signora che era morto un nipotino, e allora lei diceva così: forse io ho meritato questa cosa. Capì? Perché io merito una cosa? Il Signore, perché merito mi premia, non merito mi punisce. E così noi Dio l'abbiamo pensato. E convertirsi da quest'idea è difficilissimo.
quando Gesù lì si mette davanti e accoglie il peccatore, accoglie il pubblicano e accoglie la prostituta, noi lo accettiamo leggendolo sul Vangelo. Ma ditemi la verità, se succedesse nella nostra parrocchia che arrivasse una prostituta che conosciamo tutti quanti, quale sarebbe la nostra reazione? Sarebbe quella di Gesù l'accoglienza, o forse anche noi con una pietra nascosta in una mano senza il ricevere la butteremmo addosso? E allora effettivamente passa il Signore e non ce ne accorgiamo, ma per questo non ce ne accorgiamo, perché capite, io sono sempre abituato che lui deve passare in quel modo, e nel momento in cui lui passa nell'altro modo non lo riconosco. Ma non perché non è lui, perché io ho quelle categorie, abbiamo quelle categorie. E la cosa più difficile è snidare queste categorie, convertire queste categorie. Un po' mi lascia molti perplessi su questa realtà. Quindi allora, capite, con l'incarnazione, appunto il mistero del Natale, Dio finalmente esce fuori dalle nostre fantasie, dalle nostre immagini, e veramente si rivela per quello che è. E Gesù si è rivelato come uomo tra gli uomini. Gesù non si è rivelato come un superuomo. Uomo tra gli uomini, ha mangiato, ha bevuto, si è riposato, era stanco, ha pianto. Ce lo dice il Vangelo questo. Ma capite? Un Dio che piange, un Dio lì nella grotta che fa il vagito come un bambino, ha bisogno di essere allattato. Quando muore Lazzaro, vi ricordate? Signore, se tu è l'amico così, hai aspettato 4 giorni, che amico è? E aspetta 4 giorni. Lo fermiamo a morire, poi lo richiama in vita e poi Lazzaro morirà di nuovo. Non so se Lazzaro è stato fortunato o sfortunato che è morto 2 volte. Non è il figlio del carpentiere, così diranno, no, di lui. L'avranno visto lavorare. E voi immaginate Gesù con i calli, che noi non abbiamo. Lui lavorava. E dice, io, non noi. E non so se questo vi scandalizza, perché dovrebbe scandalizzarci questo. Questa umanità. Ecco perché in San Giovanni leggiamo quella frase terribile, no? Dio ha tanto amato il mondo da dare suo figlio. Capite? I due estremi, Dio e mondo, sono gli estremi. Chi c'è in mezzo? Il figlio, che ha dato. Ha tanto amato il mondo da dare, perché il verbo amare lo devi coniugare con qualcosa, altrimenti resta una cosa astratta. Dio ha amato come? Nel dare suo figlio. Dio allora, stiamo parlando del sacramento, linguaggio sacramentale, si è reso visibile nella vita di Gesù. Diceva un padre della Chiesa, abbiamo letto qualche settimana fa, non ricordo adesso chi, mi pare Clemente, diceva: Gesù è l'aspetto visibile del Dio invisibile. Dio è invisibile. Gesù è la parte visibile di Dio che è invisibile. Quindi allora, se io voglio capire Dio, conoscere Dio, allora necessariamente devo capire Gesù, devo conoscere Gesù, devo accogliere Gesù, perché anche questo è un altro problema. Noi pensiamo che Dio deve essere dimostrato. Allora lo dimostriamo come? Con le prove scientifiche. Oppure vogliamo dimostrarlo come? Con la teologia, la dottrina. Gesù non ha fatto questo. Gesù ha vissuto. Gesù si è seduto, ha mangiato, ha accolto, ha perdonato, capite? Quindi Dio non è che deve essere dimostrato. Gesù ha vissuto la sua vita, ha vissuto,
in quel vivere la vita. Ricordate il centurione sotto la croce, questo è veramente il figlio di Dio, ma non perché Gesù gli ha fatto la catechesi, da come l'ha visto morire. Quindi capite, il discrimine è proprio l'umanità, perché c'è chi davanti a quell'umanità l'accetta e c'è chi davanti a quell'umanità la rifiuta. Quello era, quello. Perciò ho detto prima, io di qua posso vedere una cosa, tu di là la vedi in un altro modo. E noi quell'umanità l'abbiamo accettata. Perché noi con quell'umanità entriamo in comunione. Ricordate quando facevamo il percorso sull'Eucaristia? Alla comunione sacerdotale dice quella frase terribile, il corpo di Cristo. E non pensiamo che il corpo di Cristo che riceviamo sia semplicemente il corpo glorificato che ora siede alla destra del Padre. Quel corpo è glorificato alla destra del Padre, però porta con sé i segni della passione e soprattutto porta con sé i segni di quella passione che ancora adesso continua, perché diceva Pascal, Cristo è in agonia fino alla fine del mondo, perché su questa terra, fin quando ci sarà un uomo in agonia, Cristo sarà ancora in agonia. Allora, Gesù ha dimostrato, o meglio, Gesù ha mostrato Dio agli uomini, ma non è che si è sforzato, è stata una cosa naturale. Per fare l'altro esempio, no, se io sono uno sportivo, forse già lo facevamo l'altra scorsa, se vi ricordate, no, è tifo il Napoli, ma perché che vi risulta un tifoso napoletano si mette a studiare lì come manifestare l'amore per la sua squadra? Che automaticamente. O stai al bar, o stai allo sport, stai al lavoro, o stai andando a cosa così, automaticamente parlerà del calcio, gli verrà spontaneo. La palla in base parlerà del calcio, parlerà della squadra del cuore, e gli sarà spontaneo. Non è, capito, che si mette lì a studiare come devo fare la catechesi per parlare poi del Napoli. Poi potrà anche studiare la storia del calcio, quindi Napoli, vari giocatori, come si è arrivato a una scelta o un'altra. Potrà anche studiare le tecniche, un altro discorso, capite? Invece pare che noi ci ma studiare, ingegnare, che cosa così, quando poi, perché non ci viene naturale. Allora, dici, ma che cosa mi dovrebbe venire naturale? Anche da come prendo il caffè. Anche da come dico buongiorno. Non vorrei essere frainteso. Ma anche come mando una persona a quel paese, anche da come la mando a quel paese, io dovrei rivelare che sono cristiano. Perché Gesù, se vi ricordate, a un certo punto ha fatto la cordicella, no? E li ha cacciati fuori dal tempio. Si è arrabbiato. Quindi non è sempre tranquillo così, bellillo. Però come tutte le cose, c'è modo e modo per fare una cosa. Altrimenti non ci sarebbe più l'educazione. Allora, capite, non si tratta di pensare Dio come colui che soddisfa i nostri bisogni, perché per noi Dio è quello che deve soddisfare i miei bisogni. Allora tengo una malattia e allora vado da Dio perché tengo la malattia. Tengo questa situazione, va. Si tratta di poter arrivare a comprendere che noi come esseri umani abbiamo un cuore che è pieno di desiderio, e siccome il desiderio è l'infinito, l'unico che può colmare questo desiderio dell'infinito è Dio. Quindi Dio come colui che completa il mio desiderio, non che soddisfa i miei bisogni, perché per i nostri bisogni c'è bisogno di Dio. Se sono fortunato e ho qualche soldino in più, qualche bisogno riesco a soddisfarlo. Sempre Pascal diceva, io non cerco il Dio dei filosofi, quindi quelli, il Dio dello studio, della ricerca, della dottrina, anche se quella serve, ripeto, come ho detto prima con l'esempio del calcio. Diceva Pascal, io cerco il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, cerco il Dio di Gesù Cristo. Ma voi immaginate se anche noi dicessimo questo, no, io cerco il Dio di Gesù Cristo. Non un Dio fatto a mia immagine e somiglianza, perché vi ricordate nell'Esodo
quando Mosè sale sul monte per ricevere in dono le 10 parole del decalogo, il popolo che cosa fa giù? Siccome Mosè non scende, dice questo Dio chissà è, ad Aronne facci un idolo, e fanno il toro. Perché l'uomo ha bisogno di qualcosa più grande davanti a sé. E se questa cosa grande davanti a te non è quella giusta, non è quella corretta, come dicevo prima, è inevitabile che tutta la tua vita poi ne prenderà le conseguenze. Qual è la novità allora che Gesù ci propone? È quella che noi abbiamo celebrato la notte di Natale. Nella notte di Natale abbiamo ascoltato dal profeta Isaia questa espressione qui. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che dimoravano in terra tenebrosa, una grande luce è diffusa. Noi chi siamo? Siamo un popolo che camminando nelle tenebre ha visto una grande luce. E la luce serve ad orientarti. La luce ti aiuta a prendere la giusta dimensione delle cose. Perché se noi adesso spegniamo qui le luci, noi, e non conosciamo, no, bene la situazione, la stanza, noi non abbiamo più la dimensione dello spazio, perché automaticamente lo spazio diventa diverso al buio. Mentre qui riesco a dire che da qui e lì è un metro, spegnendo la luce, so che è un metro perché l'ho detto prima che è un metro, però quel metro senza luce, quant'è? Non è più il passo, capite? Sarà di più o sarà di meno. La luce invece mi permette di situarmi. Cristo come luce è colui che mi permette di situarmi. Cristo ci dà l'occasione di situarci nello spazio e nel tempo. Allora, non è vero che la vita di un credente non ha senso. O meglio, la vita non abbia senso. La vita ha senso. E il credente che vive di questa realtà di Cristo è chiamato ad essere sacramento, ma lo vedremo poi piano piano, come Cristo è sacramento del Padre. Il credente è chiamato ad essere sacramento di Cristo per gli altri, proprio aiutando a posizionarsi. Ma come? Non perché deve fare la catechesi o deve fare l'omelia. Perché vive. Gesù è questa grande luce, quindi. E questa luce che Gesù lui porta non è, come dicevo prima, come quella dei profeti che annunciavano. La luce che Gesù porta è una luce che realizza, perché Gesù, ricordate, lo dirà, il regno di Dio è qui. Mentre i profeti dicevano il regno verrà, Gesù dice il regno è qui, è in mezzo a voi. La differenza è proprio questa. Quindi accogliere questo regno, vivere in questa realtà del regno. Allora, più Gesù deve essere un volto che dobbiamo ritornare ad incontrare, più che un discorso da fare. Io non so, ad esempio, quanti di noi, dico abitudine tra virgolette, di andare in chiesa un poco prima della celebrazione della messa o di andare in chiesa al di là anche di una messa per andare un poco a fare un'adorazione, mettersi davanti a lui. Quando ci fu il giubileo del 2000, alla fine del giubileo del 2000, quindi 24 anni fa, sembra ieri che facemmo, mamma mia, sì, dovevamo entrare nel 2000, questo secolo così, no, il millennio. Il Papa Giovanni Paolo II, sapete, il Papa indice il giubileo e c'è una lettera di indizione del giubileo. Quando poi finisce il giubileo, il Papa fa una lettera dopo il giubileo che c'è stato. Alla fine di quel giubileo, il Papa scrisse una lettera a tutta la Chiesa, nuovo millennio in eunte, questo nuovo millennio che iniziava. E a un certo punto in questa lettera il Papa diceva così: vogliamo vedere Gesù. Questa richiesta fatta all'Apostolo Filippo da alcuni greci che si erano recati a Gerusalemme per il pellegrinaggio pasquale è riecheggiata spiritualmente anche nelle nostre orecchie in questo anno giubilare. Come quei pellegrini di 2000 anni fa, gli uomini del nostro tempo, magari non sempre consapevolmente, chiedono ai credenti di oggi non solo di parlare di Cristo, ma in un certo senso di farlo loro vedere.
E non è forse compito della Chiesa riflettere la luce di Cristo in ogni epoca della storia, farne risplendere il volto anche davanti alle generazioni del nuovo millennio? E sì, adesso cosa diceva il Papa? La nostra testimonianza sarebbe insopportabilmente povera se noi per primi non fossimo contemplatori del suo volto. C'è questo avverbio che è terribile. La nostra testimonianza sarebbe insopportabilmente povera. Non ti sopporta, non sarebbe da sopportare la nostra testimonianza se noi per primi non fossimo contemplatori del suo volto. Mi pare che il filosofo Schopenhauer diceva: quando tu vai a vedere un'opera d'arte, fa che sia lei a parlarti e non tu a parlare a lei, perché c'era, ah, quanto è bella sta cosa, no, diceva lui, fa che sia lei a parlarti, facciamo che sia il Signore a parlarci. E invece anche qui, no, anche quando noi facciamo la preghiera, la stessa adorazione, siamo sempre noi che parliamo: Signore ti lodo, Signore ti benedico, Signore ti ringrazio, Signore, siamo sempre noi a parlare con canti, sì, va benissimo, ma momento di silenzio, di ascolto, quando c'è? Quando le nostre comunità ritorneranno ad essere luoghi di ascolto, non i centri di ascolto, che pure quelli ci vogliono. E vedete, il centro di ascolto, che cos'è? La gente vuole essere ascoltata. Anche il Signore vuole essere ascoltato. E dobbiamo imparare a metterci in ascolto del Signore. Proprio quando in quella realtà noi la pensiamo diversamente. In un primo momento, con Don Ernesto, quando abbiamo pensato a questi incontri, in un primo momento si era pensato, siccome avete visto che è un incontro al mese, si era pensato di fare un incontro, questo qui, diciamo un poco più parlato, e fare un incontro l'altro dopo 15 giorni, senza di me, ma solo voi, con delle schede che si riuscì a preparare su quello che avevamo detto, di preghiera di silenziosa davanti al sacramento. Poi non siamo riusciti a prepararlo, però per dire, capite? Dobbiamo ritornare a metterci in ascolto, dobbiamo ritornare ad adorare. Perché altrimenti parleremo di noi stessi. E sinceramente agli altri, di noi stessi, non sanno cosa farsi. Gli altri vorrebbero cogliere la speranza che ci anima, ci abita. Gesù quindi ha inaugurato una nuova relazione con Dio. Ha presentato agli uomini un modo nuovo di entrare in rapporto con Dio. Noi adesso, per noi è scontato, no, dire Padre nostro, Abba. Ma quando Gesù ha detto che Dio è Padre, ha scardinato completamente la mentalità degli ebrei. Perché vi ricordate una delle accuse? Tu che sei uomo ti fai figlio di Dio. Ha chiamato Dio suo padre. Ricordatevi che, ad esempio, nel primo libro di Samuele c'è questa espressione riferita a Dio. Dio che abita i cieli dei cieli. Oppure dice, i cieli dei cieli non lo possono contenere. Quindi, capite quell'idea iniziale, no, di quella trascendenza? Invece Gesù ha detto all'uomo che c'è un modo nuovo di entrare in relazione con Dio. Non più il Signore, il Creatore, ma Padre. Cambia tutto. Immaginatevi un ragazzo che viene adottato, e chiaramente come si comporterà? Lo chiamerà Signore, il padrone di casa. Signora, poi lo dice, no, ma chiamami così, capite? Poi all'improvviso si scopre che veramente è suo figlio.
se noi all'improvviso scoprissimo che veramente siamo suoi figli, ma lo scoprissimo veramente come un dono di grazia, non perché lo diciamo qui oppure perché al catechismo, alla dottrina ci hanno detto che siamo figli di Dio, ma lo scoprissimo come dono di grazia. Anche qui, no, la mia preghiera, Signore, fa che possa sperimentare di essere tuo figlio. Signore, fammi questo dono di avere la percezione che sono tuo figlio. Ma non perché le cose poi mi vadano bene oppure perché mi devono andare bene. Perché quando le cose vanno bene, gloria a Dio, quando le cose vanno male. Quindi questa relazione che Gesù presenta, no, come modo nuovo, è una relazione che deve continuare ad essere presentata al mondo, come ha detto il Papa. Quindi c'è bisogno di coloro che continuano a vivere questa relazione nuova con Dio per poterla presentare al Padre come possibilità data di una relazione diversa con Dio. Papa Benedetto diceva, stranamente, così diceva lui, no? L'uomo vive, si sta assistendo a una strana dimenticanza di Dio. Oppure, come dice una certa situazione di oggi, no? Dio c'è o non c'è? Il problema non è questo. Ma mi è indifferente. Mi è indifferente. E voi lo sapete, no? Niente di più terribile dell'indifferenza. Meglio essere odiati che non risultare indifferenti. E assistiamo. Questo non mi è indifferente. Avrei voluto dire... non ce la facciamo chiaramente, però diciamo, lo diremo la prossima volta che c'è un, perché quello che stiamo dicendo, perché poi lo dobbiamo applicare alla Chiesa, applicare a noi, perché se questo è Gesù, poi pari pari così deve andare anche noi alla Chiesa, perché se Gesù Cristo è il sacramento del Padre, la Chiesa è il sacramento di Gesù Cristo. Se questo può essere bello e esaltante, no, però poi facciamo i conti con la nostra umanità. Facciamo i conti con la nostra fragilità. E quindi questa realtà così esaltante, poi quando la andiamo a vedere, nei cristiani non c'è, però prima di vedere nei cristiani, non c'è in noi che non c'è questa realtà. Eppure questa è una provocazione interessante. Quindi se effettivamente qualcuno dice mi è indifferente, perché forse non è perché ci vede che noi siamo indifferenti. Don Ernesto diceva il fatto che siamo poi i pochi oppure i soliti. È vero, c'è dentro di noi non poco di tristezza, di delusione, non vorrei dire di frustrazione quando vediamo molte volte le nostre chiese che c'è la gente, ci sono piene, noi mandiamo degli annunci, ci diamo tardo da fare e poi vai a vedere, siamo sempre poi i soliti e pochi. C'è questa tentazione che può anche un poco frustrarci. Però poi tu vai a vedere, no, erano 12. E Gesù ha detto a loro, farete cose più grandi di me. Ma pensateci, farete cose più grandi di me. E sempre negli Atti degli Apostoli è bella l'espressione, l'esperienza che proprio un poco subito dopo Pietro con Giovanni quando vanno al Tempio c'è lo storpio, vi ricordate lì, lo ascoltiamo proprio nei giorni di Pasqua, lo storpio sta lì, lo guarda, voglio qualcosa e Pietro dice non ho né oro né argento, quello che ho te lo do nel nome di Gesù, alzati e cammina, nel nome di Gesù. Ieri o l'altro ieri, la prima lettura dal libro di Samuele, Davide che si scontra con Golia. È magnifico perché va lì, perché Saul resta e dice come facciamo Golia così, qua non c'è nessuno che vuole andare contro di lui e qua siamo persi. E Davide dice, vado io, non ti preoccupare. Saul dice, ma come, tu sei piccolo? Perché c'è il testo che era piccolo così, però dice, era fulvo d'aspetto, era bello e fulvo. Sebbene è stato in miniatura, no? A dire la grazia.
dice, e lo riveste dell'armatura. Dice, loro mettete la mia armatura. Saulo invece dice così, che era alto, veniva quando la scrittura di Saulo. E quando Davide si mette l'armatura di Saul, quindi l'armatura del re, quindi era una bella armatura, e Saulo è impedito, dice, non posso camminare, sto io questa armatura. E va così com'è. E dice, vicino a Golia, tu vieni a me con la spada e con le armi, io vengo a te nel nome di Dio. Come finisce la messa? Nel nome del andate in pace. Ma andiamo nel nome del Signore noi. Quello è il discorso, capite? Davide è andato nel nome di Dio contro Golia. E prima ha detto, il Signore che già mi ha liberato dalle orse e dai leoni, mi libererà pure da lui. E adesso non ricordo chi, dice così, anche se non dovesse liberarmi, io credo in lui. Daniele. Forse è questo che noi, ecco, il vivere della celebrazione. Nel nome del Signore andate in pace. Quanto è bello quando il Vescovo dà la sua benedizione pastorale. Il nostro aiuto è nel nome del Signore, dice lui. Noi diciamo, egli ha fatto cielo e terra. Il nostro aiuto è nel nome, il nostro aiuto, capite, nel nome del Signore. Invece il nostro aiuto qual è? È il potente di turno. La raccomandazione me la fa. Se ci sta un po' quel poco di amicizia, un po' di conoscenza. E la raccomandazione, ma la può fare mai quello che è nato nella stalla di Betlemme e che muore sulla croce?